Io non so se è sincera, in politica, diciamo, si giudicano i fatti, la sincerità non si giudica, anche perché non penso che esistano moltissimi politici sinceri che dicono Dici che è una in pubblico. premessa sulla quale non ci possiamo mettere d'accordo. Beh, direi che le svolte di solito in politica vengono dettate anche dagli algoritmi. Evidentemente in questa fase l'algoritmo, la moderazione è un qualcosa che può fare, che può portare anche consenso e quindi Ma è una anche per mossa rispondere. da leader, Claudio? Io penso che sia una mossa di un politico che prova a offrire una leadership diversa e alternativa, perché oggi i 5 Stelle, più che avere 5 Stelle, mi sembra che abbiano 5 diversi tipi di leadership che si confrontano. C'è la leadership in campo di Conte, c'è la leadership alternativa di Di Maio, c'è la leadership ulteriore che di Casaleggio, c'è una leadership oggettiva che prova a esprimere anche su un pezzo di Movimento 5 Stelle il direttore di Barbacetto, Marco Travaglio, e poi ce ne sono ovviamente molti altri. C'è un tentativo di Di Battista, Scuote anche il se poi. capo, Barbacetto, segnalo. No, ma non No, c'è. No, ma senza è proprio Molizia, davvero. mi pare sia proprio incapacità di capire che cos'è proprio la natura del giornalismo. Ecco, il giornalismo è fare diciamo, il controcanto ai poteri, e quindi scambiare il giornalismo per tentativo di leadership politica, dimostra un'ignoranza, sul giornalismo. Ecco, io penso che sia molto semplice. Apprezzo la lezione di giornalismo, ma non volevo assolutamente dire che Travaglio è il leader dei 5 Stelle. Dicevo una cosa sincera, che mi sembra anche oggettiva, che tenta di influenzare legittimamente, come fanno anche molti giornali, delle leadership, proponendo una visione, credo, alternativa rispetto a quella di altri leader, ma non c'è davvero nulla di malizioso. Mi sembra che esprima un punto di vista un po' differente rispetto a quello di Di Maio, a volte anche di Conte, di altre figure. Ma Comunque, guarda, detto questo. il Fatto Quotidiano esiste da 10 anni e da 10 anni raccontiamo la realtà italiana, ma sempre con la stessa medesima linea, che poi è la stessa dei nostri libri dei 20 anni prima. Diciamo, è da 25 anni che noi siamo a raccontare un paese che ha un sacco di problemi e a proporre la via della legalità e della riforma della politica come Va soluzione bene, per questo voglio, no, paese. insomma, tanto È perché mi la è chiaro politica quali sono le posizioni in campo, canta e non. voglio sentire